Il bravissimo Tinto Brass, il maestro dell'Eros per eccellenza, è stato dimesso dall'ospedale Sant'Andrea, dove era ricoverato da qualche giorno di tempo, precisamente nel luglio, o meglio, il 9 di luglio. Per fortuna sta bene, da come si legge su internet, il maestro dell'Eros per eccellenza. Infatti, fu messo in terapia intensiva per colpa di una febbre alta che gli aveva provocato addirittura un malore, da come si legge nel web. Ma la moglie, Caterina Varzì, che gli è stata sempre vicino, aveva allertato i soccorsi che prontamente, in qualche maniera, sono stati messi in guardia. Dopo dopo il ricovero, le condizioni del famoso regista sono progressivamente via via migliorate. E i medici lo hanno dimesso nella mattina di oggi, 15 luglio 2019. Bene, complimenti a Tinto Brass, complimenti di cuore a questo maestro dell'Eros per eccellenza, uno dei miei registi preferiti, sono sincero. Complimenti a lui, un saluto caro e auguri di buona vita a lui e alla moglie. Un saluto caro da Leandro, narratore italiano. PS, questo video non vuole ledere la privacy di Tinto Brass né della moglie, ma solo informare eventuali persone di ciò che sarebbe accaduto. E pieno rispetto della sua persona e della sua privacy, grazie ancora a voi tutti.